per quanto riguarda questo esercizio, tanto per concluderlo, ci mancano ancora gli ultimi due punti. Il punto che abbiamo fatto, diciamo così, l'ultima lezione prima di Natale era lo sviluppo del caso d'uso, che in questo caso era abbastanza semplice, e rimaneva da fare il punto 5 e il punto 6, mockup grafici e i KPI. Sui mockup grafici proviamo un attimo, è passato un po' di tempo, quindi cerchiamo insieme di ricordarci di cosa si parlava. C'è il sistema di gestione delle richieste d'acquisto e il caso d'uso che ci interessava era il fatto che l'ufficio acquisti riceve una richiesta d'acquisto e l'ufficio acquisti verifica la disponibilità dei fondi. Era il nome che avevamo dato al, al caso d'uso, che è un caso d'uso dell'ufficio acquisti. Quindi dobbiamo immaginarci dei mock-up, delle pagine, che verranno viste e usate da qualcuno dell'ufficio acquisti. E deve verificare, con opportuni confronti, che questa richiesta d'acquisto sia solvibile. Allora, i passi che avevamo indicato erano questi sei, che dobbiamo trasformare a questo punto in interazione. L'utente entra nella gestione delle richieste d'acquisto, il sistema mostra l'elenco delle richieste d'acquisto pervenute e non ancora approvate, l'utente seleziona la richiesta d'acquisto, il sistema visualizza il dettaglio della richiesta d'acquisto, la disponibilità dei fondi specificati, la rimanenza che sia positiva o negativa, e l'utente può accettare la richiesta d'acquisto. Può accettare oppure può non accettarla, se abbiamo come caso alternativo nell'extension. Quindi, quante interazioni abbiamo qua? Quanti mock-up dobbiamo creare? Beh, un primo mock-up è questo. In risposta al fatto che l'utente è entrato in quella parte del sistema, il sistema genera un elenco delle richieste d'acquisto pervenute. E in quell'elenco predispone il fatto che l'utente possa selezionarne una. Quindi il primo mock-up è a cavallo tra i passi 2 o 3. Permette all'utente di fare il passo 3 mostrandogli il risultato specificato nel passo 2. Il secondo mock-up invece è a cavallo tra il passo 4 e 5/5.1, ossia il sistema mostra le informazioni di dettaglio sulle richieste d'acquisto, e poi vediamo quali sono, e permette all'utente di compiere una scelta. L'azione che l'utente può fare sarà accetta oppure non accetta. E poi torno al punto 2, che però non è un passo separato, ma è ciò che avviene dopo che l'utente ha accettato oppure non ha accettato. Quindi è la risposta del sistema all'azione dell'utente. Quindi di fatto abbiamo da fare due mock-up. Una sul passo 2-3, l'altra sul passo 4-5. Passo 1 è a monte, il modo per entrare nel caso d'uso sarà eventualmente il mock-up del sistema dei menu di accesso, no? Che qui non abbiamo, non è dentro questo caso d'uso. Allora, proviamo a... vediamo se la rete, perché prima ho avuto dei problemi. Se la rete tiene bene, se no lo facciamo carta e penna. Ok, allora lo chiamiamo
Allora, il primo mockup è quello nel quale il sistema mostra un elenco di richieste pervenute e l'utente seleziona la richiesta d'acquisto. Qui è abbastanza esplicito già il modo con cui l'avevamo scritto, mostra un elenco delle richieste d'acquisto pervenute e non ancora approvate. A livello di interfaccia, quindi visualizzare un elenco, lo possiamo fare in due modi, attraverso una lista con i numeri a fianco o attraverso una tabella. La tabella è più conveniente nel caso in cui le informazioni da mostrare siano strutturate in campi, in modo che questi campi corrisponderanno alle colonne della tabella. Mentre invece se le informazioni che devo mostrare sono informazioni meno strutturate, non strutturate in campi, allora è più comodo, cioè visualmente meno pesante mostrarle sotto forma di una lista. Quindi in realtà dobbiamo decidere quali informazioni mostrare, qui non ce lo dice. E poi decidere in funzione di quali informazioni stiamo mostrando o vogliamo mostrare come strutturarle. L'altro, se vogliamo, potenziale vantaggio di una rappresentazione a tabella è che una tabella si presta ad essere troncata. Se io devo mostrare 100 voci, posso pensare di avere una tabella con 20 righe e una barra di scorrimento laterale che mi permette di andare avanti e indietro e vedere quelle successive. Una barra di scorrimento interna su una lista non si è mai vista. Dovrei a quel punto riempire la pagina di 100 voci, ma diventa abbastanza pesante come interfaccia. Nel caso di una lista, il modo per andare avanti e indietro è quello normalmente della paginazione, cioè sotto c'è pagina 1, pagina 2, pagina 3 in basso, rispetto alla pagina, ma diventa già più macchinoso. Per cui le due cose che dobbiamo a cui dobbiamo pensare sono: uno, quali dati voglio mostrare per ciascuna delle richieste d'acquisto, e due, quante richieste d'acquisto immagino che dovranno essere visualizzate. Sulla base di queste due risposte, quante ne ho e quanti dati ho, quanti e quali dati ho, voglio visualizzare per ciascuna, decido poi come visualizzare dal punto di vista grafico. In realtà ci sarebbe il terzo elemento, perché ciascuna di queste richieste d'acquisto di fatto deve poter essere selezionata. Quindi devo avere una modalità di visualizzazione che permetta poi all'utente di selezionare la richiesta che vuole. Come? Ci sono tanti modi, diciamo due principali. Un modo è far sì che ciascuna riga, ciascuna richiesta mostrata nella tabella o in un elenco sia di per sé un link, per cui quando ci clicco sopra, ci vado sopra, mi apre quella, oppure fare in modo che a fianco di ciascuna voce ci sia un radio button, una casellina che è selezionata la quale, poi dovrò selezionare una voce e poi avrò un bottone avanti, conferma, seleziona questa, no? Che mi permette di andare avanti. Quindi interazione a un passo oppure a due. In questo caso mi sembra più semplice far sì che la singola voce sia un link. Quindi quando tocco o seleziono o clicco sulla singola voce, questa automaticamente me la seleziona. Partiamo dalla prima domanda, in ordine di importanza. Quante ne ho? Quante richieste d'acquisto ci immaginiamo di dover visualizzare? Io direi poche. Mi immagino poche. E se l'ufficio acquisti funziona decentemente, deve poi solo fare questa verifica. Arriva una richiesta acquisti, ci sono i fondi, sì o no? Non lascio che se ne accumulino 100, no? Se no, non sto facendo il mio lavoro. Ci possono delle valutazioni di merito, è diverso. Richieste che sono arrivate devono essere approvate, devono essere controfirmate, eccetera, eccetera. Allora magari giacciono in uno stato di attesa per lungo tempo e quindi se ne possono accumulare un numero maggiore. Ma questa è una verifica quasi formale, no? E quindi si può essere chiusa sul momento, non ha senso che questo elenco debba diventare troppo lungo. Quindi stiamo parlando, secondo me, nell'ordine delle unità. 10, via. 20.
se uno fa un, ci passa lì una volta al giorno, 20 al giorno, comincia ad essere già un buon volume di acquisti. Tra l'altro ricordiamoci tutto il processo che ci sta intorno, se uno dovesse gestire 20 di queste richieste al giorno, contando che ciascuna richiede di andare sul portale della pubblica amministrazione, i preventivi, eccetera, ce n'è, è già più che sufficiente. Quindi non abbiamo, io ragionando, non mi porrei nella condizione di dover gestire degli elenchi di richieste molto lunghi. Quindi questo è il primo punto. Il secondo punto è che cosa mostra per ciascuna richiesta. Allora, innanzitutto chiediamoci che cos'è una richiesta. La richiesta d'acquisto, quali informazioni ha? Poi non è detto che io le debba mostrare tutte, c'è solo un elenco attraverso il quale li posso scegliere. Nell'elenco mostrerò il sottoinsieme di informazioni che ritengo opportuno mostrare nell'elenco stesso. Allora, cosa la richiesta d'acquisto con informazioni ha? Come informazioni ha la spesa prevista, quindi il costo previsto, la descrizione del bene, ha l'informazione sui fondi disponibili, sui fondi sui quali dovrà essere pagata. Poi vabbè, questo è un sottoinsieme, nel caso in cui sia per una gara avrò poi capitolato, ma in questa fase non mi interessa perché non ho ancora deciso se sarà una gara oppure no, non ho neanche pure approvata, quindi lato offerta non mi interessa perché non è detto che ci siano questa offerta, questi preventivi, non è detto che siano ancora stati presenti, quindi. Direi che le informazioni di base sono queste: spesa, descrizione e fondi. Fondi sui quali è stata fatta la richiesta. Okay? Mi accorgo adesso che mancano delle informazioni. Ad esempio, un'informazione che manca è la data della richiesta. Mi piacerebbe mostrare, non è mai emerso prima, no? Nel fare i casi d'uso eccetera, però devo sapere se quella richiesta lì è, anche perché magari diventa il mio criterio di ordinamento, cioè in che ordine le faccio vedere, in ordine di dati, partiamo dalle più vecchie, però qui non c'è da nessuna parte la data della richiesta, quindi io lo aggiungerei, e andiamo a modificare anche il modello concettuale, così come un'altra informazione che non abbiamo qua e forse potrebbe essere utile, forse no, è il richiedente, chi ha fatto la richiesta. Giusto? Serve, questo, allora quello della data potrebbe essere un dettaglio che non ci è mai servito, quindi lo aggiungiamo, ci viene in mente adesso perché dobbiamo visualizzarlo. Quello del richiedente in realtà era un'informazione che avremmo dovuto già tenere in conto prima, perché immaginate a livello di processo, no, il processo dice ad esempio in alcuni punti la richiesta deve essere, ritorna al richiedente perché deve essere modificata, non va bene, non è approvata, questo richiedente deve sapere chi è, altrimenti. E quindi in realtà questo significa che abbiamo un'altra relazione tra la richiesta d'acquisto e questa casellina che abbiamo indicato come staff, che è una relazione che mi rappresenta il richiedente. Richiedente. Anche perché è qualcosa che magari vorrei visualizzare. Cercate di immaginarmi questa tabella, io mi immagino la data, il richiedente e l'oggetto della richiesta e l'importo, che sono i dati su cui magari l'ufficio acquisti ha bisogno di lavorare.
se il cliente dice ma io ti ho fatto una richiesta l'altro giorno, allora poter vedere il nome può essere utile, la data sicuramente è utile, l'oggetto, o perlomeno anche se l'oggetto è troncato, le prime parti della descrizione, e la spesa. I fondi potrebbero anche non essere, quando vedo l'elenco non necessariamente mi serve vedere su che fondi è stata fatta la richiesta. Quindi abbiamo scoperto che ci mancavano dei pezzi, ma questo è normale, man mano che si va avanti si ritorna sulle cose e ci si accorge che non si era tenuto conto di tutto all'inizio. Quindi non c'è un ordine in cui fare le operazioni, ma spesso si portano avanti in parallelo e si raffinano via via. L'importante è chiaramente lo stato finale. Quindi, dov'è? Abbiamo in mente una cosa di questo genere, in cui avremo l'elenco delle richieste di acquisto da approvare mi esce fuori, ma non me ne preoccupo. E questo elenco lo realizziamo sotto forma di tabella. La tabella, adesso all'esame ve lo fate su carta, quindi è più facile. Il contenuto della tabella si codifica con questa sintassi, forse non l'abbiamo mai fatto, però con balsamic tabelle. Si codifica in modo abbastanza semplice, separando le varie voci, le varie colonne con una virgola. Quindi esempio name, virgola age, virgola nickname, virgola employee, e poi la prima riga è Giacomo Guizzoni, virgola 37, virgola eccetera. No? Se lo vedete formattato è così. Poi c'è il simbolo barra R per inserire più elementi dentro la stessa casella andando a capo, e ci sono i simboli dell'accento circonflesso oppure della V, che possono essere messi separatamente oppure insieme per indicare queste freccioline che stanno a suggerire la possibilità di fare un ordinamento della tabella sulla base di quel campo. Quindi nel nostro caso, prima riga della tabella, quali sono i campi che ci servono? La data, abbiamo detto, il richiedente, la descrizione e l'importo. La data è qualche cosa di cui vogliamo fornire la possibilità di ordinarlo, eventualmente anche il richiedente, questa mette, e gli altri sono campi di cui non ci interessa l'ordinamento. E poi ci saranno alcuni esempi, nel senso che la data, adesso, 1 gennaio 2014, richiedente Pippo, la descrizione sarà alimentatore per notebook, l'importo sarà 60 euro. Poi 2 gennaio, paperino,
invece chiede, che ne so, server NAS da 12 terabyte. E questo invece magari viene a costare 35.000 euro. Non 350. Quindi visivamente stiamo pensando a una cosa di questo genere. Poi possiamo dare la possibilità, dobbiamo poi dare, quindi questo risolve metà del mockup. Il sistema mostra l'elenco delle richieste d'acquisto pervenute e non ancora approvate. Queste sono tutte pervenute e non ancora approvate e qui sto mostrando l'elenco. Nell'elenco mostro le voci che ho deciso di mostrare, andando a pescarle nel modello dati, nel modello concettuale. Questa informazione. Ovviamente ciò che mostro qua deve essere nel modello concettuale e viceversa. Poi devo fare la seconda metà del lavoro, che è quella di permettere all'utente di selezionare una richiesta d'acquisto. Allora, questo lo posso fare in vari modi, o rendere magari direttamente la singola riga, diciamo così, cliccabile, oppure mettere a fianco di ciascuna un bottone, un link tipo seleziona, ecco, tanto per capirci. Se io metto a fianco di questo, seleziona, virgola, seleziona. Faccio in modo che questo sia un link. Adesso non mi ricordo come si fa a farlo, comparire come link, ma non perdo tempo a farlo adesso. C'è il modo anche qua di scriverlo. In modo che poi l'utente può cliccare su questa voce qua, seleziona, per andare alla pagina successiva, selezionando, diciamo, quella specifica richiesta d'acquisto. Se vogliamo. Scrivere qua sopra. Togliti. Poi si vede anche fatto con un link. Questo risolve il primo dei due mockup, giusto? Il secondo mockup, visualizza il dettaglio della richiesta d'acquisto, la disponibilità dei fondi, della rimanenza e permette all'utente di accettare o di non accettare. Quindi, accendo, questo lo chiamiamo elenco RDA. Passo, si chiamava 2-3. E poi posso fare un nuovo mockup che chiamerò, togliamo questo, il titolo diventa approvazione richiesta di acquisto. E cosa devo visualizzare a questo punto? Facciamo che salvarlo così non ci pensiamo più. Passo 3, 4, 5 e 4, 5.1, approvazione
approvazione richiesta. In questo caso devo semplicemente visualizzare il dettaglio della richiesta d'acquisto. Quindi di nuovo ripetere gli stessi dati, questa volta anche con dati in più, tipo i fondi, e la disponibilità dei fondi e la rimanenza. Quindi devo fare anche un conto, una differenza, e visualizzarla nella pagina. Lo posso visualizzare in vari modi. Tipicamente una cosa di questo genere me la vedo in forma tabulare, perché sono vari campi, quindi posso avere data con a fianco la data, richiedente con a fianco il richiedente, l'oggetto con a fianco l'oggetto, magari che va a capo su più righe, e così via. E anche qua eventualmente ci metterei una tabella. Ci scrivo ad esempio data 0101 2014, poi a capo c'è richiedente, era Pippo, la descrizione era alimentatore per notebook, poi ci devo aggiungere il costo, l'importo, che era 60 euro, i fondi, sono i fondi, diciamo così, materiali di consumo. La disponibilità dei fondi, magari c'è 275 euro, la rimanenza è 215, se non sbaglio a fare i conti. Poi possiamo aggiungere accettabile, sì o no, adesso possiamo vedere. Una cosa di questo genere. Con i dati presi anche qua, sempre dal modello concettuale, Pippo mi ha richiesto un alimentatore per questo importo, gli ha chiesto da questi fondi che hanno questa disponibilità, per cui nei fondi rimarrebbe questa disponibilità, questa rimanenza nel caso in cui la richiesta venisse approvata, e quindi poiché questa rimanenza è positiva dico che è accettabile. Poi non accetto in automatico, perché l'accettazione o meno è responsabilità dell'ufficio acquisti, non del sistema informativo, per come abbiamo deciso. E allora a questo punto possiamo ad esempio dire che l'utente può fare tre cose a questo punto, cioè accetta, sì? Oh, che bello. Vediamo un po'. Questa tavola è fortunata. Ok, treno, ma per ora è ancora al centro. Rifiuta. Oppure può esserci anche annulla. O indietro. Accetta, fa andare avanti nel processo sull'accettazione della richiesta. Rifiuto della richiesta invece fa andare avanti nel processo, ma marca questa richiesta come rifiutata. Annulla semplicemente non fa nulla. Torna indietro, torna alla videata precedente. Volevo vedere una richiesta, ho cliccato su seleziona, vedo i dati, va bene, ma in questo momento non voglio decidere se accettare o rifiutare. Li ho messi a fianco, potrei metterli sotto questi bottoni, dipende un po' anche lì. Se avessimo più pagine da costruire, dovremmo cercare di dargli anche una coerenza grafica. In questo caso ne sono solo due, quindi
Questi sono i siti web dinamici. Ok. Ad essere pignoli, e noi lo siamo, qui a fianco dei fondi ho scritto nel mio materiale di consumo che è la denominazione del fondo, avrà un nome, avrà anche un codice, è un'informazione che nel modello concettuale non avevo messo, l'avevo dimenticato, l'avevo omesso, non ci avevamo pensato, sicuramente ha senso aggiungerla. Se la voglio visualizzare dovrò averla da qualche parte, ma così come anche ogni fondo avrà ovviamente un codice. Sempre nei bilanci il codicillo. Che entra dall'altra. Quindi semplicemente adesso il codice magari non lo voglio visualizzare, ma che aumenta. Ok, per quanto riguarda i mockup grafici direi che non posso dire abbiamo visti perché li abbiamo visti passare, ma in questo caso erano anche qua relativamente semplici, quindi abbiamo concluso. Punto 6, leggiamolo prima che sparisca, i 3 KPI ritenuti più rilevanti per la valutazione del processo. Allora qua magari ci torniamo un attimo a... Vorrei vedere cosa fa dopo. Raggiunto una certa velocità? Accelera, eh? Per quanto riguarda i KPI, però non si riesce ad andare avanti così, signore. Posso prendere un attimo. Vabbè, il discorso è, mentre lui, vediamo che si spenga, proviamo a riaccendere, vediamo se cambia qualcosa, se no facciamo intervallo e cambiamo audio. KPI era, ricordiamoci, la sigla per indicare indicatori critici di performance, no? Cioè degli indicatori più possibile, anzi non il più possibile, non il più possibile, ma assolutamente oggettivi, quantitativi che siano in grado di valutare le prestazioni appunto del processo. La domanda che c'è scritta sul testo è identificare i 3 KPI più importanti per, relativamente a quel processo che abbiamo descritto. Quindi dobbiamo andare a vedere il processo che abbiamo descritto come può essere misurato. Quali sono le misure che possiamo estrarre dal processo. Misure che, ricordiamoci, vanno a misurare degli attributi, tornando alla definizione, degli attributi di entità specifica.
Quindi, ad esempio, un'entità può essere il bando che viene emesso, un attributo di questa entità può essere il prezzo messo a bando, il valore, e la misura può essere l'importo del prezzo stesso. E quindi il KPI potrebbe essere calcolato, ad esempio, come importo totale di tutti i bandi, importo medio, importo massimo, cose di questo genere. Oppure un altro attributo potrebbe essere il fatto che a un certo bando ci siano delle risposte oppure meno. Quindi la misura potrebbe essere il numero di risposte che il bando ottiene. Il mio KPI può tendere a, tipicamente un KPI è qualcosa che cerco, che tendo a massimizzare, no? O a ottimizzare, in generale, massimizzare o minimizzare. E quindi tenderò a fare in modo che, ad esempio, ci sia un elevato numero di risposte ai bandi che faccio, perché questo mi permette su più offerte possibili, o avrò più possibilità di scelte, quindi più possibilità di acquistare bene, no? In certo senso, il bene che mi serve. Dopodiché, quale sia la misura più adatta, beh, in realtà ci sono più misure, no? Per questo concetto, se questo è un concetto importante. Potrei calcolare il numero di risposte medie per ogni bando, oppure potrei calcolare il numero di bandi per i quali ho ottenuto meno di 3 risposte, che è un'altra misura che invece in questo caso intendo minimizzare. Voglio avere, immaginatevi sempre di avere o di volere un cruscotto, no? Un pannellino, una videata in cui ci sono i numerini che volete tenere sotto controllo. Quali sono i più importanti che vi stanno facendo capire che ciò che state, il processo che state conducendo funziona bene oppure sta migliorando addirittura e invece no, sta peggiorando, e quindi perché gli indicatori non vanno nella direzione sbagliata. Io devo sempre immaginare che cosa voglio misurare e quindi decidere poi come misurarlo in modo obiettivo ed oggettivo e quantitativo. Quando sono delle misure di tipo numerale, di tipo conteggio, è chiaramente più semplice. A volte invece occorre fare delle misure indirette, tipo il numero di bandi che hanno un numero di risposte insufficienti, combina due misurazioni diverse, quella sulla risposta di ciascun bando e sui bandi, per costruire un indicatore, no, più complesso, che però è più di, può essere di più immediata lettura. Allora, io sono andato a richiamare questa immagine che abbiamo anche sulle slide relative a questa parte, perché nel definire, che è un pochino la guida, no, che ci può aiutare a non dimenticare dei pezzi, o a definire quali sono gli ambiti nei quali possiamo definire i KPI. Cioè, che cosa vado a misurare? Cosa posso misurare? Cosa posso definire? Allora, posso definire il funzionamento generale del processo, la sua efficienza, la sua qualità e le prestazioni, ricordate che c'è sempre la P, no? Le prestazioni del servizio. Queste sono categorie molto generali. Quindi possiamo chiederci, nel nostro caso specifico, mi verrebbe da dire, per ciascuna di queste voci, quali sono gli indicatori che possiamo definire. Alcune forse non avranno senso, alcune saranno più importanti di altre, chiaramente quali sono più o meno importanti in questa fase è una valutazione soggettiva. Quando nel testo dice trovami 3 più importanti, non vuol dire trovami tutti quelli che ti vengono in mente. Ma da questo tipo di processo, quali sono quelli più importanti. Adesso, diciamo così, proviamo a vederlo in modo semisistematico, provando a fare una carrellata di quelli che potrebbero essere. Ricordiamoci solo brevemente il processo, visto che lo vediamo, dobbiamo valutarlo nel suo complesso. Il processo parte dall'identificazione di un bisogno di acquisto, i fondi, la disponibilità dei fondi, questa è la parte che abbiamo approfondito come use case. Il KPI lo definisco sul processo complessivo, non sul singolo passaggio. Dopodiché, qui già una scelta, ci sono delle richieste che vanno perse perché ci sono fondi insufficienti.
altre invece che vanno avanti e possono essere gestite in due modi diversi. Quelle con meno di 5.000 euro vengono gestite a preventivo, può essere un'approvazione della spesa che può essere positiva o negativa, e poi si procede all'acquisto vero e proprio. Quelle invece con importo maggiore, abbiamo detto che devono seguire un processo più complicato che implica l'esecuzione o eventualmente l'esecuzione ripetuta, perché se non riesco a giudicarlo la prima volta devo ritornarci una seconda, di una gara, la quale a sua volta richiede di essere preparata, approvata e poi di essere gestita con la collaborazione di un servizio esterno, che è in questo caso il sito del mercato della pubblica amministrazione, da un lato, e preventivamente della Corte dei Conti per quanto riguarda l'approvazione, che può avere esito positivo o negativo. Quindi, tanto per ripassare velocemente il processo. Allora, indicatori generali. Ci sono indicatori di volume, volume di ingresso, volume di uscita. Quindi qui potremmo pensare al numero, volume, la quantità, quante richieste arrivano. Quante richieste arrivano nell'unità di tempo, in un giorno, in un mese, in tutto l'anno? Se dico solamente quante richieste arrivano, non ho detto nulla. Quante richieste arrivano al giorno, di nuovo non ho detto nulla. Perché non è una costante. Quante richieste arrivano al giorno? 7. Ma tutti i giorni 7? Beh, no. Oggi 7, ieri 9 e domani 4. Allora, cosa stiamo calcolando? Il numero di richieste medie al giorno? Dobbiamo sempre fare attenzione a dare una definizione che sia precisa, oggettiva. Chiunque legga questa definizione capisce esattamente di che cosa stiamo parlando. È l'opposto del marketing questo. Quindi, possiamo metterli qua. Sul volume di ingresso potrei avere il numero di richieste ricevute nel mese di riferimento, nel mese X. Questo è un indicatore possibile. Nel mese in corso. Un altro indicatore diverso potrebbe essere il numero di richieste pervenute in media ogni mese. Tra parentesi, media calcolata sugli ultimi 12 mesi. Se io scrivo solamente il numero di richieste medie mensili, supponiamo di contare le richieste al mese, ok? Allora, richieste al mese posso chiedermi le richieste di questo mese, o di un certo mese, di dicembre 2013, allora è definito. Quante richieste sono arrivate dal 1 dicembre 2013 al 31/12/2013? È un numero. Se dico richieste al mese, genericamente non vuol dire nulla. O parlo di un mese specifico, oppure se parlo di un mese generico sono obbligato a usare una formula di aggregazione, una media, un massimo. Quindi posso parlare di numero di richieste in media al mese. Dopodiché questa media dove la faccio? Perché quando parlo di una media devo sempre andare a vedere, a definire qual è l'insieme su cui faccio la media. Se no, di nuovo, è una misura in media sì, ma negli ultimi 2 anni, negli ultimi 10 anni, negli ultimi 100 anni, sempre, complessiva. Allora, in questo caso ho definito, ad esempio, una media a finestra mobile. Cioè, mettendomi oggi, vado a vedere i 12 mesi precedenti, faccio la media di questi 12 mesi precedenti. È un numero, perché ognuno di questi 12 mesi avrò definito il numero di richieste ricevute in quel mese, ottengo 12 numeri diversi, faccio la media aritmetica e ottengo questo secondo. Il primo è un indicatore diretto, il secondo è un indicatore indiretto perché viene calcolato
a partire da altri indicatori, in questo caso quello sopra. Qual è l'indicatore migliore di volume? Dipende che cosa voglio osservare. Se voglio osservare la tendenza annuale, se sta crescendo o sta diminuendo, ha senso avere un indicatore medio, perché mi va in qualche modo a smussare quelle che sono le variabilità naturali delle cose. Nel mese di agosto, dove normalmente c'è meno gente, ci sono meno richieste. Però non per quello devo preoccuparmi se ad agosto ho un volume di ingresso minore. Vado a vedere una media quest'anno rispetto all'anno prossimo, all'anno scorso, ad esempio. Quindi vado a prendere 12 mesi e vedo che complessivamente nell'anno mi sto muovendo in modo analogo. Se invece voglio andare a vedere più il funzionamento del servizio, mi interessa un dato fresco, quindi magari l'ultimo mese. Al primo di ogni mese ho i dati del mese precedente e vado a vedere com'è andato. Indicatori a livello quotidiano avrebbero forse poco senso in questo tipo di processo, che è un processo che comunque richiede delle settimane per essere espletato. Così, questo genere, no? Adesso, se ci fosse un fenomeno, qui non sappiamo che tipo di pubblica amministrazione, non sappiamo che tipo di acquisto ci sono, ma se fosse un fenomeno che ha una certa stagionalità, non so, pensate all'abbigliamento, cose di questo genere, tante volte si fanno il confronto mese contro mese, cioè dicembre 2013 rispetto a dicembre 2012, lo stesso mese dell'anno prima. E allora vado a vedere, vado a fare il confronto o dello stesso mese dell'anno prima o una media di un certo periodo fatta di quest'anno e fatta nell'anno precedente. Qua non sembra che abbia senso, ha senso un confronto di questo genere se appunto ho immagine di avere dei fenomeni di stagionalità per cui ciò che succede quest'anno grosso modo dovrebbe essere analogo a quello che succedeva l'anno scorso. Questo è il volume di ingresso, che poi appunto si può valutare in modi diversi. Volume d'uscita, quali potrebbero essere? Beh, è la stessa cosa, ma in termini di qual è l'uscita di questo processo? L'uscita del processo è l'ordine d'acquisto. Quanti ordini d'acquisto sono stati fatti? Quindi potrebbe essere il numero di ordini di acquisto emessi. Di nuovo, vuol dire qualcosa così? No, non vuol dire nulla, se non indico un intervallo di tempo di riferimento, ad esempio nel mese X. Oppure una media, oppure... Okay. Se questi due numeri, il numero di richieste e il numero di ordini, fossero non posso dire identici, scusate, stavo per dirlo ma non riesco, perché il numero di richieste che ho nel mese di gennaio non corrisponde agli ordini fatti nel mese di gennaio o agli ordini fatti nel mese di febbraio, perché dipende da quali sono i ritardi. Però se vediamo che complessivamente il numero di ordini di acquisto che riesco ad evadere corrisponde al numero di richieste che arrivano, vuol dire che non perdo nulla per strada, che questo è un processo che non perde richieste. In realtà è fisiologico che ne perda, perché c'è alcune che sono errate, altre invece... Però è la prestazione grezza finale. Uno potrebbe anche misurarlo in modo diverso, non solamente non in termini di numero di ordini d'acquisto, ma è l'importo totale degli ordini di acquisto. Ad esempio nel mese X, oppure in media mensile per tot mesi, insomma. Naturalmente gli intervalli temporali si ripetono ogni volta. Per cui il volume può essere un numero di pezzi ordinati, ma può anche interessare anche il volume economico degli ordini fatti. Forse magari anche più interessante. Dipende. Da che cosa voglio osservare? Sicuramente un indicatore importante. Sul volume di ingresso avere la somma, l'importo, forse ha meno senso perché è un importo indicativo, non è un importo effettivo.
Qui vediamo di fatto la parte input-output, no? Quante volte il processo viene attivato e quante volte il processo arriva al fondo. Poi misuriamo il numero di volte, misuriamo l'importo economico corrispondente, ma questo tipo di metriche si applica quasi a ogni tipo di processo. Metriche sulle risorse umane, sulle risorse materiali, non siamo in grado di stimarle, perché qua non abbiamo ipotizzato nulla, né in termini di quante persone o di come sono, diciamo, com'è organizzato il servizio. Quindi, diciamo così, in questa parte qua generale, in un processo reale, sapremmo quante persone ci sono, quante ore ci lavorano, di quante attrezzature hanno bisogno, eccetera. Ma per ciò che facciamo noi, che è la parte più, diciamo, sempre funzionale, quindi come si svolgono le cose, indipendentemente poi da chi le fa e quali sono gli strumenti che usa, queste parti qua non riusciamo a vederle. Mentre invece ci concentriamo di più sugli indicatori che sono qua a destra, che entrano un pochino più nel merito del processo stesso. Allora, ci chiedono: il processo è efficiente? Il processo sbaglia oppure non sbaglia, c'è la qualità? E il servizio funziona bene? Per l'attivazione, la gestione, l'utilizzo del processo avviene in modo, diciamo, lineare. L'efficienza è, per definizione generale, l'impegno che ci metto in risorse per ottenere un certo risultato. Ad esempio, quant'è il costo di ciascuna unità di risultato? Unità di risultato tipicamente sono le stesse unità che abbiamo definito prima nel volume d'uscita. Cioè, ogni ordine di acquisto, quanto mi è costato? Adesso noi, questo è un processo interno, quindi definire un costo in termini economici diventa difficile. Quello che possiamo definire invece, che analogo, è la produttività. Cioè, quante riesco ad evaderne nell'unità di tempo, supponendo che abbia un costo paragonabile l'uno all'altro. Cioè, il costo in euro in questo momento non riesco ad esprimere. Dovrei calcolare, allora, fatemelo dire in modo diverso, se mi interessasse veramente qual è il costo ciascun ordine, medio, per esempio, o massimo, dovrei essere in grado di tracciare il tempo speso dai vari attori del processo nella gestione del processo stesso. Allora, per ottenere quel costo io dovrei moltiplicare il tempo speso per il costo del personale. E poi lo divido per il numero di unità. Giusto? Allora, in quel caso ottengo un costo medio per unità. Sono in grado di farlo? Allora, col sistema informativo che abbiamo ora, no. Se mi interessa, dovrei modificare il processo andando a inserire delle misure in più. Devo fare in modo che le persone che lavorano su quel processo in qualche modo siano tracciate dal fatto che in questa mezz'ora hanno lavorato per approvare le richieste, per preparare i bandi e così. Allora, in quel caso riesco a capire effettivamente qual è il costo di gestire un singolo bando. Facciamo riposare. Si può approssimare una logica di costo? Sì. Però facciamo attenzione a non fare degli errori grossolani. Uno potrebbe dire, ma io in realtà ho tre persone che fanno questo lavoro. Quindi il costo è dato dallo stipendio di questi tre diviso il volume di uscita.
È vero? No. Perché se questi tre se la prendono comoda, il vero costo sarebbe inferiore, c'è uno spreco in più. Anzi, proprio quello che vorrei, se vado a misurare il costo, è proprio quello che mi interessa, è capire qual è il costo dell'erogazione del servizio rispetto a quanto lo sto pagando, no? A quanto effettivamente mi stanno costando le persone. E quindi dobbiamo sempre fare attenzione a non definire degli indicatori che sono facili da calcolare con i dati che ho a disposizione. Ah, è facile prendere lo stipendio di quei tre, diviso il numero di unità, e quello lì è il mio costo. No? Poi alla fine scopri che rischia magari di... cioè aumenta il volume di uscita, ti diminuisce il costo perché lavora risorse costanti. Il costo unitario, ma non perché hai fatto più efficienza, ma semplicemente perché lavorare in risorse costanti. Non è la cosa giusta che stai misurando, no? Dal punto di vista organizzativo. Mentre invece la produttività è un pochino più facile da misurare, perché è il numero di risultati che ottieni nell'unità di tempo o nell'unità di risorse. Ma può essere la produttività di un certo servizio nel tempo, quanti ordini ho fatto al mese, che è l'inverso del volume di uscita, oppure la produttività del personale. Se ho tre persone, hanno fatto uscire 8 ordini, quanto sono produttivi? L'utilizzazione delle risorse, cosa che non sono riuscito a leggere, anche qua richiederebbe, in questo caso se parliamo di risorse umane, richiederebbe capire quanto, rispetto alle risorse umane che stanno gestendo questo processo, quanto siano impegnati a gestire quel processo e quanto invece siano impegnati a fare altre attività. Una persona che fa solo quello da quando arriva e quando va via la sera, allora un'utilizzazione del 100% di quella risorsa. Che poi sia un'utilizzazione efficiente oppure meno, nel senso che se lo faccia bene, lo faccia in fretta, è un altro conto. Se invece è una persona che oltre a quello fa anche altro, allora ha una risorsa che è utilizzata meno, oppure risorse che possono essere utilizzate per fare altro. Ma tutte queste, in questo caso, è un processo principalmente, che implica principalmente risorse umane, non risorse materiali, non macchine, non attrezzature, non spazi, e quindi tutti i ragionamenti sull'efficienza devono passare dal tracking, no? Devono avere come presupposto il tracking del tempo delle persone, cosa fanno le persone nel tempo. Questo processo invece più di tipo industriale, allora chiaramente ha senso l'efficienza dell'utilizzo dello spazio, l'efficienza dell'utilizzo dei mezzi, delle macchine, dell'energia, eccetera eccetera. A numeratore ci sono altre cose che non sia il tempo delle persone, e sono anche più facili da definire, da misurare e anche tutto sommato da ottimizzare. Vediamo se no, Vabbè, io proverei, approfittiamo anche che sono le 4 quasi. Interrompiamo perché intanto con questo proiettore che non collabora non riusciamo a fare nulla. Nel frattempo io facciamo un po' di intervallo, io cerco di capire se riusciamo a spostarci come d'abitudine in un'aula vicina, e riusciamo magari a terminare in modo più decente di analizzare questa cosa.